Buonasera carissimi amici di Lomar Radio. Questa sera inauguriamo, facciamo un'inaugurazione come se non ne facessimo abbastanza, no? Siamo Ormai quelli siamo quelli dell'inaugurazione. dell'inaugurazione. Un'inaugurazione speciale, però, perché qui Special. in confronto la Rai TV C'è di fa una Stato pi... Vabbè, censurerai con un censura beep. con Capra che urla. Una capra. Ecco, la Rai in confronto a noi è nulla. Mediaset con Donna Ventura. Ci fa ridere. Oh, credi? Ci fa ridere. Ci fa ridere e ci fa attorcigliare i baffi. E infatti, te sei pronto. Esatto, io sono già pronto. Quindi noi partiamo questa sera con questa avventura che si chiama Lomar Express o Express Orient Edition. Esatto, noi partiamo con questo viaggio che sarà un viaggio, poi lo scopriremo che viaggio sarà, perché noi sempre soliti viaggi, no? Solite cose, no? E descrivete com'è il tour operator, siete stati per caso in questo posto, con 500 euro ti fai questo, ti fai quello. No, noi siamo più avanti dell'avanti, noi siamo oltre, avanti noi siamo oltre. Avanti cent'anni, ma però abbiamo bisogno del nostro Virgilio, della nostra Virgilio, in questo caso la Virgilia. La Virgilia. La Virgilia, oserei la dire. Virgilia. Della nostra Virgilia che ci porti per mano in questi luoghi meravigliosi, in questi luoghi meravigliosi orientali. E quindi diamo il benvenuto e tu annuncialo mentre io preparo la postazione. Tu prepara perché io annuncio un graditissimo ospite, nostra amica, una viaggiatrice interiore, ecco perché la chiamiamo Interior Traveler, ed è con noi Claudia Braga. Ciao Claudia. Ciao Claudia, buonasera. Presentazione iconica. Presentazione super. Io, a parte che non credo di aver mai avuto una presentazione, però comunque questa le batte tu. A me della Virgilia non mi aveva mai dato nessuno. Vedi. Ieri ti ho dato della Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini. Cose nostre, non possiamo spiegare. Non possiamo spiegare. Però lui non scenderei in quell'info. Non scendiamo. Ma visto che abbiamo un livello alto noi, perché noi siamo alti e oltre in questo caso, ecco, noi partiremmo così, con questa meravigliosa puntata, chiedendoci chi è Claudia Braga, Interior Traveler, in questo caso? Una domanda. Interior Traveler mi avete battezzata e per me sì, è qualcosa di meraviglioso. Cioè, non potevo chiedere di meglio. Ma io non vorrei creare troppa aspettativa. Quindi... Ma va, non ti preoccupare, sentiti libera come se fossimo solo noi. In realtà non è vero, ma è lo stesso. Tu mi hai chiesto chi sono? Esatto. Partiamo da lì, Claudia, partiamo da lì. Io sono tante cose, però in questo contesto sono stata interpellata in maniera folle per raccontare i miei viaggi in Oriente. Esatto, perché sono una super appassionata di Oriente e quindi nel mio piccolo sì, una viaggiatrice, non mi definirei una turista perché credo sia un'altra roba quella. Esatto, che poi avremo modo di sviscerare, perché viaggiatrice direi a 360 gradi, ecco, non turista. A 300, no, come vedremo nella serie, rimanete sintonizzati con noi, come vedremo. Bella sta voce. Rimanete sintonizzati con noi. Esatto, E vedremo, cioè, sentiremo, ascolteremo e vedremo delle cose. E vivremo, specialmente delle emozioni, perché alla ricerca dei colori è come, oserei dire, come anche la nostra presentazione, la nostra sigla, in questo caso facciamo un viaggio di scoperta dove scopriremo che il più bel viaggio di tutti siamo noi stessi. Sì. Cioè, questi viaggi, ecco, a proposito, questi viaggi nascono da quale esigenza? Ecco. Cioè, c'è un'esigenza interiore che hai detto, cioè, non so, da bambina mi viene in mente, dico, ho sempre amato viaggiare, per dire, non so. Oppure è una cosa che hai scoperto in un punto della tua vita e che hai avuto questa svolta? Ma intanto io sono curiosa come una gatta matta e ladra pure. In realtà il viaggio ha sempre fatto parte dei miei sogni. I miei genitori non erano dei viaggiatori, non sono dei viaggiatori, erano molto stanziali. E quindi credo che quando nasci in una famiglia un po' stanziale, poi ti parte quella botta di dire ma è tutto qui? E in realtà non è tutto lì. E quando inizi a farne uno, poi sei completamente fottuto, perché capisci che c'è un mondo in tutti i sensi, appunto, da scoprire e molto diverso, e la diversità è una ricchezza incredibile, nel senso che
ti fa capire che le cose viste da diverse prospettive possono cambiare tantissimo e tutto quello che credevi fosse il tuo mondo non lo è più e così. Io sinceramente ho ricordato con voi un aneddoto quando preparavamo tutto questo folle progetto. Sì. Era che, adesso non vorrei spoilerare di che cosa andremo a parlare. Ma possiamo dare non aver paura. Un accenno. Esatto, ormai. Comunque, non spoilero. Io ho sempre conservato con me nel mio portafoglio, fin da piccola, un piccolo ritaglio di una rivista, che è una rivista che parlava di viaggi in Oriente. E io la compravo, non mi ricordo il titolo sinceramente, io la compravo con la paghetta. Uh-huh. E ho un ritaglio, ho tenuto dentro il portafoglio un ritaglio per tantissimi anni di un posto che avrei sempre voluto visitare e che quindi avevo nell'animo e nel cuore e che poi finalmente ho visitato. E quella cosa lì non è stato il mio primo viaggio, anzi è stato uno degli ultimi. Uh-huh. Però un po' il sogno, no? E quindi poterlo toccare, poterlo raggiungere appena io ho avuto le mie prime finanze e, insomma, questo è stato un po'. Poi io lo vivo molto come, appunto, dato che ho sognato tanto il viaggio, lo vivo proprio un po' come un mio rituale, come un mio compimento, come un mio portare a termine pezzo per pezzo. E poi prima lo immagino, poi lo costruisco nella mia testa, poi prende un pochino forma, e poi cerco chiaramente di renderlo reale. Di organizzarlo, certo. Organizzarlo, e poi lo compio. E mentre lo compio si realizza tutto quello che avevo immaginato, di più e oltre. E per me è un viaggio dentro il viaggio sempre. In cui hai visto questa foto, questa immagine da questa rivista, tu hai capito che la tua strada sarebbe stata, oltre che il viaggio, anche diciamo un percorso verso quei luoghi, ecco. Io non so se è stato quello, però ho sempre avuto un'attrazione fortissima verso est. Ecco, nel senso quindi... che io il mio primo volo verso ovest l'ho preso l'anno scorso e ormai c'è una certa. Sì. Non sembra. Ma è vero, sei giovane. Ma sei giovincella, sei giovincella, cara. Il mio primo volo verso ovest l'ho preso l'anno scorso. Ho sempre volato verso est. E mi chiamava, quindi non vi so dire perché, per come, eccetera. Poi è chiaro che nella mia vita io ho sempre fatto dei percorsi di un certo tipo che richiamassero la cultura e la filosofia orientale, anche se è molto molto generico e stiamo veramente andando per sommi capi. Mm-hmm. Però poi anche molti pezzi della mia vita e anche quello che faccio, eccetera, hanno dei richiami e delle suggestioni che arrivano da là, quindi chissà, se vogliamo credere che non siamo stati solo oggi, adesso, in questi istanti, in questa vita, e che siamo anime antiche, eccetera, eccetera, se ci vogliamo credere, certo. Io penso che se chiudo gli occhi e mi immagino,
come prima immagine di me, io mi immagino in quei luoghi, che poi adesso mi escono sempre, ma non li dico per, esatto, per non anticipare nulla, ma mi immagino lì, mi sono sempre immaginata lì, e tant'è che appena ho messo piede lì, io mi sono sentita molto accolta, molto a casa e molto a mio agio, nonostante le tantissime diversità, nonostante le difficoltà, nonostante gli imprevisti, nonostante il fatto che sei a tantissimi chilometri da casa, migliaia di chilometri da casa, i disagi, nonostante tutte le peripezie che a volte ho patito, che sono stata male, eccetera, ecco, eccetera. Ma comunque... di peripezie, perché... Di peripezie, perché tu hai parlato appunto del viaggio, di questi viaggi, che di quel luogo viaggi. È il luogo dell'anima, praticamente, dove della tua anima, ecco, dove tu ti senti a casa. La mia. Esatto, però per arrivare in quella casa ci vuole un po' di organizzazione, oserei dire, perché uno dice fai presto ad andare al tour operator, dove voglio andare quest'anno, ma così voglio andare alle Maldive, ecco, lui ti fa tutto il piano di costi e tu vai lì, però invece no. Qui partiamo, che questa è la cosa interessantissima, tra l'altro, perché sì, adesso appena apriranno le gabbie, come dico io, cioè le frontiere, sarà tutto come se non avessimo mai viaggiato nella nostra vita, tutti andranno dappertutto, sembra che tutti dappertutto, sembra che in Italia non abbia... Ma perché andare da un tour operator quando puoi spendere meno e divertirti di più, perché ti succede, esatto, la palla. Oh. Diciamola tutta, ecco, come stanno allora, le cose. Partiamo da un punto. Alla mente organizzativa, perché, esatto, come sappiamo, tu sei, conoscendoti, mente meravigliosa e apertissima e oserei dire i colori, un arcobaleno di colori, ma sei anche mente organizzativa. Please. Perché uno che si organizza un viaggio... Sei istintiva e analitica, e per organizzare al meglio bisogna essere analitici. Esatto. Lo diventi, e poi l'esperienza ti aiuta ad avere delle malizie col tempo e ad affinarti, perché chiaramente io me sono fatta da sola, come si suol dire, no? Da cosa si parte? Cioè, tu parti, dici, cerco proprio a... Parto dai voli. Bene, cosa voli, però c'è anche da dire che ancora prima parte dal fatto di capire qual è il periodo che hai a disposizione per muoverti, no? Ecco. È chiaro che per fare dei viaggi così lunghi, sono viaggi lunghi. Non stiamo andando a Sassuolo, ecco, cioè non è no, proprio, no è un viaggio un pochino più, un po' più lungo, esatto. No, e ci va un tempo congruo a per smaltire jet lag, e io sono la regina dei jet lag, e B, per avere il tempo congruo, e una volta che sei lì, per darti il tempo di chiaramente visitare tutto quello che puoi e di stare tutto il tempo che puoi. Poi non sempre così, però intanto individuare il periodo, e poi a seconda del periodo, io non mi sono mai preclusa al fatto di dire ah ok, è stagione della pioggia, è troppo caldo, troppo freddo, e infatti poi vi racconterò. A volte ci vuole anche una bella dose però di coraggio, incoscienza. È questo il bello, una sana incoscienza. Perché visitare il Vietnam nella stagione delle piogge o andare in India con quel caldo torrido con 50 gradi all'ombra e 100% di umidità non è proprio il top del top che consiglierei a chiunque o a chi soffre di pressione bassa, però diciamo che ci sono anche dei momenti in cui uno vuole viaggiare, se lo può permettere, che magari suggellano un qualcosa o la data è particolare, e quindi vuoi andare in quel momento lì. E quindi è chiaro che non vi consiglio il periodo dei monsoni, però ecco, magari anche capire in che emisfero stai andando e che tipo di clima farà, forse è importante. Detto questo, che non è banale, anche se ci sono dei posti talmente meravigliosi, talmente unici al mondo, che tu prima hai citato le Maldive, sì, io purtroppo da fighetta sono stata anche lì, ma ti posso assicurare, perché passo dal tacquaspillo allo zaino in spalla in 3-2-1. Capiamoci. No, scherzo, preferisco lo zaino in spalla, ma ti posso assicurare che le Maldive, io ci sono stata, credo era a fine settembre, tantissimi anni fa, comunque ho preso un bel po' di pioggia, ma era un paesaggio talmente unico, talmente spettacolare, e poi chiaramente pioveva un quarto d'ora e poi tornava, e quindi fare il bagno mentre piove è stata una delle cose più belle che io ho fatto lì, e che va bene lo stesso, no? Certo. E,
E quindi, insomma, bisogna anche saper avere il giusto metro per tutto. Però devo dire che quando vai in quei posti che sono molto diversi da quelli che sei abituata, quello che il tuo occhio è abituato a vedere, se sei comunque attratto e se ti affascina la natura e quant'altro, è tutto nuovo ed è tutto meraviglioso. Non è certo la pioggia, che poi non sono un'altra roba. Però non sono viaggi dei fighetti. No. Quindi siamo andati in un'altra parte. Un po' per i luoghi che... Un po' per i luoghi. Per carità, poi non mi fate mai dire i posti, vabbè. Dipende, puoi viaggiare in prima classe e trovarti l'hotel strafigo anche nelle grandi città asiatiche, ovviamente. Cioè, è una scelta, no? Certo. Il tipo di viaggio che tu ti vuoi impostare. È chiaro che sì. Toccare... Se vuoi vivere la real life è un'altra, cioè, a me piace entrare a casa della gente, ma non a rompere le balle, cioè, mi piace vedere come vive la gente, trovarmi ovviamente anche i posti più economici, perché sono viaggi che comunque già soltanto il volo ha un impatto importante, quindi comunque la mia esigenza di viaggiare in zaino in spalla, a parte che lo farei anche se fossi ricca, credo, ma è proprio una questione poi economica, no? Perché certo, cioè, certo. In quella direzione lì ci sta. Ma ti chiedo una cosa, scusa che se ti interrompo, ti chiedo una cosa, perché anche uno dice, no, dormire anche magari a casa della gente, cioè come vediamo noi tipo Pechino Express, no? Ecco, per dire, con il nostro Costantino della Garandesca, che salutiamo, che so che ci sta seguendo. Cari viaggiatori, buon viaggio. Esatto, grazie Costantino. Sono fan, quindi esatto, siamo fan anche di Pechino Express. E questo però, perché sai che c'è gente che dice, oddio, però c'è da aver paura, magari a casa di chi finisci. Ecco, tu ti sei mai sentita in una situazione, per dire, di pericolo tale? Oppure partendo con una predisposizione, cioè con una buona disposizione di dire, io vado là e, non so, col sorriso dentro, ecco, incontri persone col sorriso? Ma specifichiamo che non viaggia mai da sola, Beh, oddio. Sì. Ho viaggiato da sola in Europa. Mm. Ok. Mm. Ho viaggiato da sola in Europa, c'è stata qualche situazione particolare, però, come dire, c'è anche qui, nel senso che certo, il pericolo può esserci dappertutto, quindi io non ho quel pregiudizio del pericolo. Ecco, nonostante, nonostante siano 25 anni che mia madre ogni volta che gli dico che parto, ma dove vai lì che si ammazzano, ma chi si ammazza qui? Ma dove vai lì che c'è la guerra? Certo, mi ricordo qualcuno, mia madre uguale. Quindi figurati, se fosse stato per mia madre sarei rimasta sempre, insomma, qua nei paradisi. In zona. Esatto, nell'interland piemontese. No, il pericolo c'è dappertutto, poi è chiaro che devi avere sempre un po' le antenne dritte, no? E quindi cercare di capire e di non metterti in determinate situazioni. È chiaro che in una grande metropoli, magari, se non conosco e se non ho ben capito, se non ho iniziato a parlare con la gente, capire dove sono, non è che la prima sera magari esco e mi vado a mettere in determinate situazioni, ma non lo farei neanche qui, quindi... Certo. Non lo so, lo vedo tutto un po' relativo, ecco. Dici che è anche importante anche come terzo step, quindi oltre al, come abbiamo detto, il periodo, il volo, anche forse assumere qualcuno della zona, cioè dall'Italia, prenotare qualcuno che sì, possa... Io, sì, allora, a parte che ti dico, appunto, a parte il volo, per cui ci passo settimane, se non mesi, prima a vedere tutto, comparare tutto, mi collego di notte perché sono convinta che magari... Sì, perché ci sono quello, mi veda. Le offerte last minute, dove c'è tipo il cambio, che ne so, ad Amburgo, sì, sì, sì. Poi vai a Friburgo con cambio a Copenaghen, tipo delle robe stranissime. No, ecco, sì, esattamente, ho anche fatto robe di questo genere, però sono poi convinta che i vari browser mi leggano, mi vedano, c'è un tipo di sky scanner che mi dice, ah, eccola, la polla, eccola. Mi identificano. Quindi vabbè, a parte questo, cerco sempre di prenotarmi un po' la prima o la seconda notte, no? Almeno, cioè, appena arrivo so più o meno dove devo andare, anche perché normalmente i miei voli arrivano sempre a degli orari improbabili, proprio perché prendo quelli più scassati di tutti. E poi cerco di, a volte sì, a volte no, però è capitato che contattassi dei tour local, col quale appunto non dicevo sono una turista, vorrei fare questo e quest'altro, no, ma chiedevo giusto delle,
delle cose macro per potermi orientare e poi magari sì, compravo qualche servizio, quindi piuttosto che la macchina o l'autista per spostarmi da un posto all'altro, ripeto, per avere un micro orientamento, perché è importante anche quello, e poi ripeto, dipende dove vai. Quindi sì, il contatto local, sì, come lo trovo? Niente, smanetto, cioè sto tanto veramente sul web. Diciamo che, ti dico, quando so che devo, cioè, quando organizzo un viaggio, è perché quel viaggio io l'ho già maturato dentro da un po', e quindi ho letto di tutto, mi sono documentata, esperienze di viaggiatori, mi leggo magari dei blog, e quindi chiaramente mi faccio, cioè mi sono già comunque premunita, no? Di una roadmap mia. Certo. Sì, e poi cerco di andare un po' mirata, faccio il match di quello che è più economico, di quello che è più pratico per me, e metto insieme. Poi a volte faccio delle cagate pazzesche, o comunque ma lo scopri facendo, perché esatto, se uno non sapesse prima. È anche il bello del viaggio. Esatto, è anche il bello. No, o comunque mi perculano, cioè, senza ritegno, nel senso che non. Cioè, quando tu speri alle 5 di mattina di essere arrivata e che magari c'è qualcuno che ti aspetta perché hai preso un posto da dormire molto distante e hai chiesto all'hotel piuttosto che al B&B, a quello che è, di venirti a prendere perché sono le 5 del mattino e hai scelto quello perché poi parti da lì per fare un tour nelle risaie, eccetera, eccetera, e vuoi quello, cioè quel posto lì, e il tipo non viene perché dorme, ecco. allora lì sì che non ti fa paura, però sono poi quei 100 tassisti. Esatto. E allora dici, allora parte la mia parte Maghreb di contrattazione fino all'ultimo secondo. Io non mollo mai. Ci tengono a questa cosa, anche a questo spirito, no? Questa cosa della contrattazione, della cosa così, penso che sia anche l'anima del viaggio poi alla fine, no? Per il divertimento, perché quando guarda, sono stata due anni fa, adesso non mi ricordo più dove, in Marocco, e mi hanno, cioè i marocchini mi stringevano la mano, ti facevano i complimenti, davo veramente filo da torcere, cioè, ecco. Devo dire che qua non resto umile. Vedi? Allora, visto che parleremo di spiritualità, partiamo con la prima tappa sì. del nostro viaggio, che è, la facciamo dire alla nostra ospite, È l'India. Come se non l'avessimo già praticamente mezzo spoilerato. Ecco perché abbiamo un segno specifico. Esatto, abbiamo un segno specifico. E dietro state vedendo da mezz'ora immagini dell'India. Secondo voi cosa poteva essere? L'India. Ecco, l'India però, una parte particolare dell'India, cioè una parte a cui tu sei molto legata. Molto. Perché, insomma, poi ci spiegherai naturalmente il motivo. Qual è la prima tappa del tuo viaggio, oserei dire, il tuo viaggio in tutti i sensi, sia interiore che sui piedi, insomma, come traveler?
Allora, adesso qua parte il collegamento pazzesco con la foto che ho tenuto nel portafoglio. Ecco, ritorniamo all'immagine. Esatto. Perché voi vecchie volpi che sapete fare il vostro mestiere. Allora, l'India è immensa, quindi ci va una vita per visitarla. Io non posso dire ho visitato l'India, ok? Io ho scelto una zona che era l'Uttar Pradesh, quindi la parte nord. Impero Mogul e quindi la dinastia imperiale, insomma, Mogul. Ma la prima tappa è stata Agra, perché la foto che io ho tenuto per tantissimi anni, e in realtà poi ce l'ho ancora, perché ho detto la lascio lì e invece non sono manco riuscita, ho avuto questo attaccamento fortissimo. Era la foto del Taj Mahal, ecco, di questo monumento che mi ha, appena l'ho visto in quella rivista da piccola, completamente rapita. E non vi so dire il motivo, perché poi alla fine, scoprendone la storia e quant'altro, è un grande sepolcro, no? Anche se è un sepolcro all'amore. Però dietro ha una storia comunque di profonda tristezza, di sofferenza, legata ad un dolore, soprattutto con tutto il lavoro che c'è stato di tantissime persone, più di 20.000 persone per 22 anni ci hanno lavorato, però è stata quella la tappa che io ho voluto scegliere per iniziare il viaggio, anche perché è stato un viaggio che io mi sono regalata per i miei 40 anni e io volevo festeggiarli, svegliarmi all'alba lì davanti. Ecco, un sogno diventato realtà. Un sogno diventato realtà. Veramente un sogno diventato realtà, perché io l'ho sempre immaginato. E come si dice, no? Che il pensiero crea. Foto, no? Il Taj Mahal ha questa unione tra cielo e terra, no? Ha questa lunga vasca piena di acqua e il suo riflesso si riflette anche nell'acqua e sembra quasi che la sua cupola si perda nel cielo, no? Giusto? Quindi è un degradare di colori che sembra che non ci sia uno stacco tra un colore e l'altro, anche perché, a parte durante il giorno, adesso la sto guardando anche da qui, durante, cioè, le sue ombre, ci sono dei giochi di luci di ombre, però sono come che ti avvolgano, ecco, questa nebbiolina che ti avvolge. In realtà ti devo togliere questo romanticismo. Ecco, questo è importante, perché noi vediamo l'India da cartolina, no? Come l'Egitto da cartolina, queste cose. Però com'è in effetti? Cioè, raccontacelo. Come una botta di sole da morte? No, in effetti è una meraviglia. Però questi cambi di colore di cui tu parli sono dovuti all'inquinamento, purtroppo, perché il marmo di cui è composto il Taj Mahal era un marmo molto bianco, che purtroppo per questo inquinamento pazzesco che c'è in India ha portato ad ingiallire molto questo marmo, e a seconda dei riflessi di luce all'alba, al tramonto, cambia tantissimo il colore. Questa è una delle prime motivazioni, poi comunque negli anni sono stati fatti molti lavori e molti rifacimenti per pulirlo, quindi bisogna essere magari fortunati di capitare nel momento in cui il marmo è un pochino più chiaro, però i cambiamenti di colore, ecco, la parte meno romantica è questa, la parte più romantica sono anche dettati da tutte i riflessi delle pietre preziose. Ecco, perché noi lo vediamo in campo, ma in mezzo sono incastonate pietre preziose, meravigliose, a forma di muri. Infatti credo che il cantiere, poi, se non erro, mi sembra di aver visto che è continuamente aperto per il restauro, se no poi tra l'altro patrimonio... Restauri costanti, sì, poi da quando è diventato patrimonio dell'UNESCO chiaramente c'è... Purtroppo essendo tutto incastonato, no? Cioè incastrato, detto volgarmente, alcuni turisti fanno anche i furbi, a volte sono portati a casa delle pietre nel corso del tempo, va bene, ma per esempio ci sono proprio, penso, ci sono dei lavoratori, degli operai che provvedono a ristrutturare, a reincastrare determinate pietre che magari sono cadute col tempo, queste cose qui, perché è un cantiere immenso, cioè il Taj Mahal non è solo lui, che, se non erro, è proprio un complesso gigantesco. Sì, è un complesso molto ampio. La meraviglia dei giochi di luce, dei lapis, delle corniole, delle malachiti, ti incantano, ti senti un po' una gazza e rimani lì attratta da tutto questo luccichio.
E poi sì, i saccheggi ce ne sono stati tanti, vabbè, nella parte i turisti, ma anche nella storia. Quindi tutto quello che noi vediamo, che è meraviglioso e sembra veramente ricorda lo sfarzo dell'epoca, non è nulla rispetto a quello che era. Quindi tu pensa alla meraviglia e l'amore di quest'uomo che è distrutto dal dolore, ha comunque voluto onorare la memoria. No, cioè, che cosa hai avuto in mente? La prima immagine, il primo sentimento che ti è venuto in mente guardando il Taj Mahal? Ma allora, sembrerà banale, ma io sono tornata bambina. Ecco. Sai, certo, quando pensi tanto tanto a una cosa, che hai un'aspettativa altissima e poi 90 su 100 ti delude, perché sì, l'hai tanto ingrandita nella tua testa. Così non è stato, assolutamente no. Proprio esattamente quello, l'impatto che mi aspettavo, e appena, a parte che il periodo in cui sono stata è maggio, un caldo devastante, 50 gradi all'ombra, 100% di umidità, eri traslucida, ma non conveniva truccarsi o così, nel senso che la pelle era proprio tutta perlinata, cioè proprio lucida completamente, una roba lucida, no, potevi visitare solo che la temperatura te lo consentiva all'alba o al tramonto. Questo le persone normali, perché io in realtà sì, camminavo tutto il giorno senza problemi. Esatto. Ma le persone normali, tra cui chi era con me, o alba o tramonto, perché non era fattibile. Comunque, quel giorno lì, il 9 maggio, mi sono comunque svegliata all'alba, perché intanto volevo godermi tutto il mio giorno. Ma speravo ci fosse meno gente, nel senso meno gente possibile, perché altrimenti è un delirio. Ci sono visitatori, intanto tutti i turisti indiani dal sud dell'India si recano sempre costantemente al Taj Mahal, e poi ci sono visitatori sempre, sempre tutto l'anno. Fortunatamente il periodo che ho scelto io era un periodo poco battuto da turisti esteri, proprio perché solo dei pazzi viaggiano in quel periodo, in quel caldo micidiale, e quindi non c'era tantissimo turismo, e in più all'alba, bene o male, nonostante gli indiani io credo non dormano mai perché sono sempre svegli, sono riuscita a gustarmelo con poche persone, e anche questo è stato veramente un lusso. Ma un ricordo di una famiglia indiana, no? Magari una persona che hai conosciuto, che ti ha lasciato proprio... Sì. Allora, io abbiamo conosciuto un ragazzo che è praticamente un ragazzo dal quale abbiamo preso un passaggio sul suo tuk-tuk, e lui... Allora, intanto c'è da dire che le indiane mi fotografavano e mi fermavano perché ero molto diversa da loro, e io fotografavo loro, no? Certo. Quindi io adoravo loro adoravano me, e quindi, ma davvero mi fermavano, mi toccavano i capelli, la pelle, e io stessa cosa facevo con loro. Questo ragazzo indiano, scusate, abbiamo preso da lui un passaggio col tuk-tuk, tra i vari giri che abbiamo, forse ero a Jaipur, se non sbaglio, e lui praticamente ci ha fatto un sacco di domande sulla nostra cultura, e quindi abbiamo iniziato a straparlare tantissimo. E la sera poi ci ha detto: mi raccomando, chiamate sempre solo me se vi dovete spostare, così chiacchieriamo, parliamo, io mi impratichisco con l'inglese, eccetera. E poi la sera lo abbiamo richiamato e lui è tornato con la sua famiglia, ci ha presentato sua moglie, i suoi figli. E quindi poi ci siamo scambiati delle cose, gli abbiamo dato dei nostri vestiti, molto molto carino. Poi, ahimè, lo abbiamo dovuto salutare perché ci siamo imbucati in un matrimonio indiano, musulmano. Ah! È stato più forte,
è stato più forte di me. C'era questa festa incredibile, ho detto scusa un attimo, ci rivediamo domani. L'anima ragazzi, diciamo, qua. È uscita l'anima tarda. Abbiamo mangiato, poi... ma proprio poi ci hanno accolto come se fossimo gli invitati della sera, cioè, non so cosa si è scatenato. E tra l'altro facevano anche un video, ci hanno ripreso, ci hanno fatto un'intervista. Ma dai! È incredibile. Sì. E tant'è che poi il ragazzo l'indomani è venuto sotto dove dormivamo noi a dirci vi siete divertiti alla festa, perché ne hanno parlato poi alla TV locale. Quindi erano degli italiani. Vedi, vedi. Quindi sei diventata una star. No, insomma. Io direi che possiamo salutare la nostra interior traveler. Yes. Quindi un enorme bacio, un saluto e anzi noi diciamo che continuiamo a rimanere in viaggio, perché noi siamo sempre, è come se fossimo su un caravan. Sì, noi restiamo in viaggio. Noi restiamo in sospesi. Viaggio. Sospesi. E ci rivediamo alla prossima. La prossima fermata. Prossima, esatto, fermata. Prossima fermata Varanasi. Varanasi. Bisogna prenotarsi. Esatto. Prenotatevi su L'Omar Express. L'Omar Express. Orient Edition. Yes. Claudia Interior Traveler. Senti come suona bene. Quindi noi ti salutiamo da Agra e ci diamo appuntamento a Varanasi in questo caso. Grazie. Ma grazie a te, Claudia, per tutto quello che ci hai regalato.